Giornata numero 8 di Serie D Gironi, che mette in archivio 22 reti, frutto di 4 successi esterni, 3 interni, 3 pareggi. La nostra catena di gol inizia dallo stadio Benelli di Ravenna, dove la Bagnolese passa in vantaggio grazie alla zappata vincente del suo attaccante Leonardi, ma il mattatore di giornata diviene Antonini, difensore del Ravenna, realizza con 2 stacchi di testa d'applausi con tanto di dedica una personale doppietta che rilancia i giallorossi in classifica. Con altri 2 colpi di testa il Lentigione in esterna si impone sul campo De Forlì a sbloccare la gara al 15° e Zagnoni su assist di Staiti. Lo stesso Staiti nella ripresa sempre di testa metteva la gara in archivio per i suoi. Sono per quasi un tempo in progresso che a domicilio passa in vantaggio su Carpi grazie alla rete di Bagatti. Nella ripresa Villanova ristabiliva la parità permettendo al Carpi di uscire imbattuto. Il Fanfulla sul campo della Correggese passa avanti per ben 3 volte ma si fa raggiungere. Sanogo sblocca la situazione dopo appena 2 minuti di gioco. La Correggese ristabiliva la parità con Simoncelli. Dal dischetto il Fanfulla tornava in vantaggio con Brognoli. I bianconeri andavano sul doppio vantaggio e chiuso di primo tempo con Agnelli. Nella ripresa la Correggese prima con Davighi con gentile collaborazione del portiere Cizza ed infine con un rigore di Forte ristabiliva la parità per il 3-3 finale. All'Agnanese invece basta un gol per sbancare Budrio e campo del Mezzolara a decidere il match e una zampata su fine di gara a cura di Giordani. Il Prato liquida il Sasso Marconi con un gol per tempo. A sbloccare la gara ci pensa Maione al 26esimo, ripetendosi al 12esimo della ripresa, depositando in rete un comodo assist del compagno. Dividono l'intera posta in paio Real Forte Quercete d'Alcione con il padrone di casa avanti con Di Paola. Nella ripresa Tucci ristabiliva la parità in campo. A Rimini basta una prudenza di Gabbianelli a 2 dalla fine di prima frazione da gioco per espugnare il campo del Borgo San Donnino e mantenere la leadership del torneo. Un gol è quello che serve anche alla San Maurese per liberarsi del fanalino di coda Ghivizzano, la decide Gurini. Chiude la giornata la vittoria all'inglese del Seravezza sul campo del Tritium. Saporiti nel giro di 3 minuti tra l'87 e il 90, prima con una sventola fuori area e poi con un penalty, assicura la vittoria ai suoi.